stai? Bene. Avete fatto un bel lavoro, eh? Boh. Ah, no. E come? Domani per il salto a Bruxelles, che c'è una cosa per questo movimento. Ok. Le donne, siamo le donne, questa cosa qua. Comincia ieri, cominciato ieri e rimane tre giorni con la base di Biden. Buonasera a tutti, è con grande piacere che a nome dell'ISPI e dello IAI do il benvenuto a tutti voi e un benvenuto particolarmente caloroso agli autorevolissimi membri del panel che discuteranno il volume per il quale siamo riuniti qui questa sera. La politica estera italiana, edizione 2013. Come voi sapete, non ho bisogno, credo, di dilungarmi su questo, è uno studio che l'ISPI e lo IAI hanno condotto insieme per analizzare il contesto generale in cui si è mossa la politica estera dell'Italia nell'anno 2012 ed analizza poi delle specifiche situazioni, momenti più importanti, più significativi, sui quali la nostra politica estera si è dovuta confrontare. Tra poco i due curatori, il professor Colombo e il dottor Greco, presenteranno l'opera e quindi io non ho bisogno di dilungarmi e di parlarne al di là di qualche considerazione, qualche concetto. E cosa posso dire? Mi rifaccio alla introduzione che è molto esaustiva, molto ben costruita, in cui si colloca un po', si descrive lo sfondo che ha caratterizzato il contesto internazionale nel quale si è mosso l'Italia. E questa analisi mette in luce quello che secondo me è un problema essenziale con il quale si confronta la politica estera del nostro Paese. È un problema essenziale che, intendiamoci, non è nuovo, non è del 2012. È un problema che in realtà, a ben vedere, è nato già con la fine della Guerra Fredda, quando è terminata quello che era il modello, in fondo rassicurante, della nostra, nel quale ci muovevamo. Il confronto est-ovest con un sistema ben ordinato e regolare. Questo sistema, come sapete, si è frantumato e nell'anno passato, in un certo senso, si sono accentuati dei fenomeni che già erano emersi, come appunto mette in luce l'introduzione a questo volume, e si è frantumata quello che era l'equilibrio tradizionale del sistema globale e dei vari sistemi regionali. L'Italia, la politica estera italiana, era sempre stata ancorata a tre punti di riferimento, tre pilastri: il pilastro europeo, il pilastro atlantico, le Nazioni Unite. E questi tre pilastri, tra l'altro, avevano anche un effetto rassicurante e positivo nel contesto interno, che poi è la base per un'efficace politica estera. Quindi attorno a questi tre pilastri si creava un consenso. Questi tre pilastri nel tempo si sono trasformati, si sono indeboliti per alcuni versi, per altri in realtà no, ma per alcuni versi sì. E quindi in questa dialettica nuova tra contesti globali e contesti regionali, l'Italia si è trovata a navigare in acque profonde. Ed è quindi questa una sfida non indifferente, nella quale poi si innestano le sfide concrete
le crisi, soprattutto nell'area del Mediterraneo, ma non solo. Quindi c'è molta materia, molto materiale, e su questo ascolteremo adesso i nostri curatori, e dopodiché i membri del panel confronteranno. Quindi io, nel ringraziare ancora i presenti, nell'esprimere ancora il vivo compiacimento dell'ISPI per questa collaborazione feconda con lo IAI, tra l'altro alla mia destra c'è l'ambasciatore Nelly Feroci, che questa sera in un certo senso debutta nella sua veste nuova di presidente dello IAI, e quindi un affettuoso saluto al caro amico oltre che all'illustre collega. Do adesso la parola al professor Alessandro Colombo, che per l'ISPI ha curato questo annuario. Professor Colombo, prego. Allora, grazie Presidente. Come da alcuni anni a questa parte, io e Ettore Greco ci siamo divisi l'introduzione. A me è stata affidata la parte che riguarda lo scenario complessivo del contesto internazionale, Ettore Greco si è dedicato specificamente invece alla politica estera italiana. Quindi qualche parola, prometto che non ne abuserò, qualche parola sul contesto che rende particolarmente complessa la conduzione non soltanto della politica estera italiana, per la verità, ma della politica estera di tutti gli attori. L'ambasciatore Aragona ha parlato, e questo è il primo dato naturalmente, di una complicazione derivante dalla frantumazione, così ha detto, dell'ordine internazionale bipolare e di tutto quel sistema di aspettative che erano collegate all'ordine internazionale bipolare. Ecco, io direi che da alcuni anni a questa parte, e ne vediamo alcune conseguenze anche proprio in questi giorni, noi stiamo assistendo in realtà anche a un'altra frantumazione, e cioè la frantumazione dell'ordine internazionale che ha seguito immediatamente la fine del bipolarismo. In altre parole, al modello di ordine internazionale che avevamo in mente e che avevamo lungamente celebrato, spesso in modo anche un po' ingenuo, per tutti gli anni 90. E se noi pensiamo a qual era il nostro concetto di ordine internazionale una volta che l'Unione Sovietica venne meno, il nostro modello di ordine internazionale era un modello di estrema eleganza e anche per certi versi di estrema semplicità. Noi negli anni 90 ci immaginavamo l'ordine internazionale del XXI secolo, tanto per cominciare, come un ordine internazionale gerarchico, gerarchico ma benigno naturalmente, perché al vertice della gerarchia ci sarebbero dovuti essere gli Stati Uniti e i paesi europei. È l'ordine che ci si immagina alla fine di ogni grande guerra. Ma non solo gerarchico. L'ordine internazionale che ci immaginavamo all'inizio degli anni 90 avrebbe dovuto essere multilaterale. Quindi il carattere fortemente gerarchico dell'ordine internazionale avrebbe dovuto essere palliato, in qualche misura controbilanciato, dall'esistenza di un tessuto di istituzioni molto solido. E poi per ultimo, l'ordine internazionale, così come ce lo immaginavamo e per certi versi così come lo abbiamo praticato per alcuni anni, avrebbe dovuto essere, oltre che gerarchico e multilaterale, un ordine globale. Cioè un ordine internazionale che avrebbe dovuto valere nello stesso modo per tutti. Era il decennio della massima fiducia nella possibilità espansiva dei diritti umani, era il decennio che fu preannunciato come il decennio delle Nazioni Unite. In altre parole, era un decennio nel quale ci si immaginava non soltanto un ordine internazionale molto semplice, ma anche un ordine internazionale molto virtuoso. Ecco, quello che noi stiamo vedendo da alcuni anni a questa parte è letteralmente il collasso di tutti e tre questi elementi. E tanto per cominciare, la gerarchia dell'ordine internazionale si è indebolita. E si è indebolita insieme alla gerarchia dell'ordine internazionale anche il tessuto multilaterale che avrebbe dovuto sostenerlo. Da alcuni anni a questa parte noi assistiamo, e sempre di più, quello che sta avvenendo in questi giorni ne è un'ulteriore dimostrazione, ad una drammatica crisi del controllo. E all'inizio degli anni 90 ci eravamo immaginati che lo strapotere degli Stati Uniti e dei loro alleati si sarebbe dovuto automaticamente tradurre in influenza. Noi nell'ultimo decennio abbiamo scoperto quello che in realtà dal punto di vista teorico e storico sapevamo già, e cioè che non è affatto vero che il potere come capacità si traduca necessariamente il potere come influenza.
Quello che è avvenuto, al contrario, è quasi l'opposto. Ed è la sensazione di un mondo andato totalmente fuori controllo, se non totalmente fuori controllo, quantomeno di un mondo nel quale la presenza degli Stati Uniti, da un lato, e delle grandi istituzioni internazionali, dall'altro, mostrano segni crescenti di difficoltà. Questa difficoltà del controllo ha finito per alimentare una seconda tendenza distruttiva, se vogliamo, del modo in cui avevamo pensato all'ordine internazionale all'inizio degli anni 90. E cioè la difficoltà del controllo ha finito per contribuire a fare cedere anche il tessuto globale dell'ordine internazionale. Oggi le dinamiche delle diverse aree regionali tendono sempre di più a separarsi. Oggi quello che avviene in ciascuna regione è, almeno dal punto di vista della pace e della guerra, che per la politica internazionale è il punto di vista fondamentale, è sempre meno strettamente collegato a quello che avviene nelle altre regioni. E noi possiamo assistere a delle conflagrazioni clamorose dell'ordine regionale, come quello che oggi sta investendo tutta la sponda sud del Mediterraneo, senza temere quello che avremmo temuto all'epoca del bipolarismo. E questa è purtroppo una condizione permissiva: da un lato ci mette al riparo, ma dall'altro rende possibili cose che non sarebbero state possibili. Questa regionalizzazione della sicurezza si sta scaricando letteralmente in una moltiplicazione di conflitti su scala regionale. Più le regioni acquistano importanza, più ciascuna regione diventa quasi un campo di gioco a sé, e più le differenze di potere all'interno delle singole regioni pesano, più si scatenano competizioni come quelle che vediamo oggi sia in Asia orientale sia in tutta la regione medio orientale. E si scatenano in una condizione nella quale, paradossalmente, a ogni crisi che cosa emerge? Ma emerge quello che sta emergendo di fronte alla crisi, è un eufemismo, siriana e a quella egiziana. E cioè emerge il fatto che la capacità di controllo dei paesi più forti e delle principali istituzioni è quasi totalmente venuta meno. Quindi c'è un processo di regionalizzazione che produce conflitto, e ogni conflitto espone l'irrilevanza delle agenzie di controllo, siano esse unilaterali, come le aveva immaginate l'amministrazione precedente degli Stati Uniti, e siano esse multilaterali, come preferiamo immaginarle noi altrettanto vanamente in Europa. Ecco, su questo quadro, che sarebbe già abbastanza deprimente, è caduto naturalmente tutto l'effetto della grande crisi economica e finanziaria degli ultimi anni. E questo è l'altro aspetto sul quale si concentra inevitabilmente l'introduzione, perché trattando dell'anno scorso questo è anche uno dei temi fondamentali del nostro annuario. Ecco, la crisi economica ha avuto un impatto immediato sulla funzionalità dei contesti multilaterali, oltre che sulla disponibilità dei singoli attori. Per le ragioni più ovvie, tutti gli attori hanno cominciato a pensare sempre di più a mettere le cose a posto a casa propria e quindi a dare un contributo un po' minore nelle sedi multilaterali. E tutti gli attori hanno preso a essere molto più gelosi dei propri interessi di sicurezza di quanto non potessero essere in condizioni economiche, politiche, sociali più tranquille. Questo fa sì che la crisi del controllo tende a essere amplificata, e con la crisi del controllo purtroppo anche la crisi dell'ordine internazionale nel suo complesso. Grazie. Grazie a lei, professore. E adesso è il turno di Ettore Greco, che ha curato lo studio per la parte IAI. Prego. Grazie tante, un saluto a tutti voi e un grazie a nome dell'Istituto Affari Internazionali per aver accettato il nostro invito. Ovviamente vorrei riconoscere il ruolo che l'ISPI come nostro partner ormai da tanti anni ha avuto nella preparazione anche di questo annuario, e vi ringrazio per l'attenzione con cui seguite anno dopo anno questa nostra attività. E questo annuario tratta di un passato recente, di un anno ovviamente, che il 2012, che è stato per antonomasia l'anno del governo Monti, e quindi è stato caratterizzato fortemente dalle vicende, anche dalle traversie di questo governo. Molto in realtà è cambiato in questo 2013, e il contesto anche delle sfide internazionali ha subito dei cambiamenti considerevoli, però io penso di poter dire alcune sfide di fondo e dilemmi della politica estera italiana sono rimasti
immutati, e quindi io credo che, per quanto credo tutti noi siamo interessati soprattutto all'oggi e al domani, potrebbe essere importante concentrarci anche su questa esperienza di quest'anno e vedere quali lezioni e indicazioni possono essere applicate anche all'oggi. Io, nel limitato tempo a mia disposizione, tratterò esclusivamente della politica europea, che è stato naturalmente il settore che ha assorbito gran parte delle risorse e degli sforzi diplomatici del governo. Rimando naturalmente all'introduzione per una trattazione più ampia di questo argomento, ma anche, voglio ricordarlo, al capitolo settoriale, che è il primo dell'annuario, il cui autore è Franco Bruni, che ha trattato in modo particolare del contributo dell'Italia all'azione dell'Unione Europea in termini di risposta alla crisi economica. E credo di poter dire la lettura che dà Bruni di questo aspetto decisivo, ovviamente, dell'azione del governo Monti è molto in sintonia con quello che ho cercato di dare io nell'introduzione. Voi ricorderete che nell'annuario relativo dell'anno scorso, quindi relativo al 2011, noi avanzammo alcuni appunti e critiche all'azione del governo in materia di politica estera, in particolare su tre punti, politica estera e in politica europea in modo specifico, in particolare su tre punti: quella che vedevamo come una coerenza inadeguata di comportamento, in secondo una ridotta capacità di proposta a livello europeo e poi in terzo luogo una difficoltà ad elaborare strategie volte a creare, a considerare e consolidare alleanze all'interno dell'Unione Europea. Naturalmente tutto ciò rimandava a contraddizioni e debolezze di fondo della nostra politica estera, ma ha avuto molto a che fare anche con la paralisi crescente che soprattutto nella seconda metà del 2011 ha riguardato l'attività sia del governo che del Parlamento. Quindi la missione e il compito fondamentale del governo Monti e della maggioranza che l'ha sostenuto è stata, per volerla dire in sintesi, quella di cercare un riaccreditamento dell'Italia in Europa, un recupero di credibilità in vista del rilancio del ruolo del Paese all'interno dell'Unione Europea. In concreto, credo fossero tre gli obiettivi principali: quello innanzitutto è di allontanare il Paese dal baratro finanziario in cui stava precipitando, e quindi l'uscita dall'emergenza finanziaria; in secondo luogo evitare che l'Italia fosse costretta a sottomettersi a un programma di salvataggio che ne avrebbe pesantemente limitato la sovranità in materia di politica economica. Oggi vedo che ci si lamenta di questa interferenza per il recente intervento del Fondo Monetario Internazionale, ci sono anche dei politici che hanno chiesto di mettere la sordina al Fondo Monetario Internazionale. Allora, come oggi, il vero rischio naturalmente che l'Italia corre, può correre, è quello di un ricorso, di dover ricorrere invece all'aiuto del Fondo, che avrebbe delle implicazioni naturalmente negative sulla nostra libertà di azione in materia economica. Il terzo punto è il rilancio del ruolo diplomatico del Paese in seno all'Unione Europea e dell'Unione Europea, in particolare della sua capacità di incidere sulla strategia dell'Unione per la risposta alla crisi. Naturalmente erano tre obiettivi intrecciati. Il bilancio, credo, è un bilancio in chiaroscuro, tutti i bilanci in qualche modo lo sono. Credo si possa dire che però che il governo ha perseguito con coerenza questi tre obiettivi e ha colto su tutti e tre i fronti dei successi significativi. Ha evitato il precipizio finanziario, ha evitato che l'Italia si dovesse sottoporre a un programma di aiuti che ne poteva pesantemente limitare la sovranità, e quindi ha difeso la sovranità nazionale, e ha guadagnato spazi considerevoli di interlocuzione con gli altri paesi europei, ha allargato, diciamo, lo spazio diplomatico del Paese. Naturalmente in tutto ciò è stato decisivo soprattutto il pacchetto iniziale di misure di aggiustamento economico, che è servito a disinnescare un circolo vizioso che stava generando una sfiducia crescente verso il Paese. Questa era la condizione fondamentale per il rientro dell'Italia nel gioco diplomatico.
ed è stato grazie anche al maggiore attivismo italiano reso possibile da questa ritrovata credibilità che il gioco diplomatico europeo si è fatto più aperto e articolato. E questo era nell'interesse dei nostri partner, anche per esempio della Germania, con cui l'Italia è riuscita a riannodare le fila ora di un dialogo e di una cooperazione. È stato questo verso la Germania un atteggiamento di eccessiva supina acquiescenza? Io direi che sono tre gli elementi che vanno sottolineati. Innanzitutto c'è stata una strategia volta a rassicurare Berlino, questo sicuramente. Il governo tedesco ha fatto in effetti un'apertura di credito verso il nuovo governo, ma era limitata, condizionata, ed è stato fondamentalmente il pacchetto iniziale di misure che ha cambiato, diciamo, il clima fra i due paesi. In secondo luogo, il governo Monti ha fatto una costante pressione per evitare ulteriori irrigidimenti delle regole fiscali, anche se il grosso era stato già deciso, di fatto l'Italia si è impegnata a partire dal Fiscal Compact e tutte le altre misure collegate. In terzo luogo c'è stata un'azione per il lancio di politiche europee a favore della crescita in collegamento con alcuni paesi, in particolare con la Francia. Qui i risultati, va detto, sono stati piuttosto modesti, anche il piano per la crescita che è stato approvato nel famoso Consiglio europeo del giugno del 2012 in realtà è molto limitato, ha delle risorse molto esigue. L'Italia ha perseguito con una certa fiducia, che potrebbe essere anche considerata eccessiva, alcune proposte come quella, alcune idee come quella degli Eurobonds. Gli Eurobonds è stata un'apertura della Commissione che poi è subito rientrata di fronte alla posizione degli altri Stati. Un altro tema che oggi è attualissimo, quello della Golden Rule, su cui l'Italia anche si è spesa, cioè la regola che consente di scorporare, diciamo, dal calcolo del debito le spese per investimenti. Però c'è stato un episodio chiave che è stato ovviamente ripreso anche da una pubblicistica molto recente e che direi smentisce un po' l'atteggiamento che è stato imputato al governo Monti di eccessiva acquiescenza, e cioè è stato il contributo italiano al varo del cosiddetto scudo antispread, che è la mossa che sicuramente ha contribuito di più, forse più di qualsiasi altra a livello nazionale ed europeo, a stabilizzare i mercati finanziari nella seconda metà dell'anno. Come sapete, il governo Monti si è spinto a minacciare il veto sulle decisioni del Consiglio europeo nel caso questa iniziativa non fosse passata. Forse voleva che questo scudo fosse strutturato in modo diverso. La mossa non ha fatto probabilmente particolare piacere ai tedeschi e ha suscitato anche un vespaio in Germania, quindi dimostrazione che c'è stata comunque una dialettica abbastanza notevole fra i due paesi. E la questione che rimane oggi attualissima naturalmente è la strategia diplomatica più efficace per spingere l'Europa e in particolare la Germania naturalmente ad adottare politiche che sfuggire questa trappola dell'austerità in cui siamo. Si tratta di evidentemente studiare una strategia e attuarla con determinazione. Un elemento e una componente fondamentale di questa strategia rimane quella di seguire delle politiche che rassicurino adeguatamente e quindi politiche che prevedono un mantenimento degli impegni che abbiamo assunto. Si può immaginare qualcuno ha pensato a creare una specie di fronte antitedesco, fare alleanze diciamo, che spingano la Germania con un fronte unito a cambiare posizione, ma evidentemente questa è una visione un po' ingenua. La tela diplomatica da tessere è molto più articolata, evidentemente, e rimane fondamentale coltivare e mantenere un rapporto molto stretto e bilaterale con la Germania, anche strettamente bilaterale, con cui fra l'altro, lo ricordo, in passato l'Italia proprio sulle politiche europee ha avuto dei momenti di convergenza di estrema importanza, comprese nelle fasi, e se ne potrebbe aprire tra un anno una nuova, di riforma dei trattati e dell'Unione. Ultimo punto, va ricordato che il governo Monti ha anche avuto delle iniziative importanti nei confronti della Gran Bretagna, sempre più tentata da allentare ovviamente i legami con l'Unione Europea,
e l'obiettivo è stato quello di scongiurare una frattura crescente fra i paesi dell'Eurozona e la Gran Bretagna. Qui c'erano due preoccupazioni che forse rimangono validi in un certo senso, anche se il quadro è cambiato. Questa rottura potrebbe essere un potenziale fattore di indebolimento anche dell'assetto normativo istituzionale dell'Unione Europea, e ovviamente il ruolo della Gran Bretagna rimane importante per lo sviluppo di alcune politiche, in particolare quelle che riguardano il completamento del mercato unico, ma anche penso alla cooperazione nel campo della difesa. Io credo si possa criticare anche legittimamente il governo Monti per aver forse sottostimato l'opposizione di Cameron a ulteriori misure che potessero portare a eccessioni di sovranità in campo europeo. Quello che bisogna dire, che però rimane aperto, e anche è più aperto oggi di ieri, il problema britannico, cioè come evitare naturalmente forme di discriminazioni a danno di Londra e come evitare che dovessimo procedere sulla strada dell'integrazione più stretta, il quadro istituzionale e normativo rimanga sufficientemente coerente. Questo naturalmente uno dei temi che dovremo affrontare nel prossimo futuro. In conclusione, è un bilancio indubbiamente, come dicevo, a chiaroscuro. Il paese, l'Italia, è rimasta anche dopo questa esperienza in una posizione di intrinseca debolezza a causa di ovviamente dei punti strutturali di debolezza del paese, probabilmente si può dire anche uno degli anelli deboli dell'Eurozona, a rischio di diventare l'epicentro di una nuova crisi, credo che sia riuscita a recuperare sostanzialmente terreno sul piano diplomatico e grazie comunque alle azioni di correttiva che è stata attuata a giocare le sue carte in modo più efficace che nel recente passato. Questa costituisce una base importante su cui ha lavorato il nuovo governo e che è stata esplicitamente riconosciuta, in particolare dal Presidente del Consiglio, anche dal Ministro dell'Economia. E ovviamente è necessario però andare avanti, andare oltre quello che è stato raggiunto e ottenuto, senza però dimenticare che c'è sempre il rischio di regressione e di fare dei passi all'indietro. Grazie. Grazie, dottor Greco. Quindi adesso avete ascoltato la presentazione delle linee generali dell'annuario. Prima di aprire la discussione e dare la parola ai panelisti, io vorrei però dare un benvenuto grato al Presidente Monti che ci ha raggiunto, accompagnato dalla signora Monti, a entrambi veramente grazie di essere con noi. Del resto l'annuario esamina il 2012, quindi la politica estera che è stata attuata dal suo governo, signor Presidente, quindi ascolteremo poi con molto interesse le sue conclusioni e le reazioni alle riflessioni che i nostri panelisti svolgeranno tra poco. Il primo panelista che chiamo adesso a prendere la parola, in effetti non è seduto al podio, è il vice ministro degli affari esteri, Lapo Pistelli, che è in platea per delle ragioni pratiche, perché dovrà allontanarsi. E quindi io gli do il benvenuto, gli do la parola, lo prego di andare al podio. Raccomando a ciascun panelista di non sforare, se possibile, i 10 minuti, perché siamo molti e bisogna quindi restare nei tempi. Prego. Grazie ambasciatore, sì, mi metto anche l'orologio così sono più tranquillo. Allora, innanzitutto ringrazio l'ISPE e l'OIAI di questo invito, non è la prima volta che ho il privilegio di commentare l'annuario, è la prima volta lo commento in questa veste, diciamo così. Quindi so che devo mantenere un habitus più istituzionale, parlando come dire, non a nome ma di una funzione di governo. In realtà, dato che il testo è come sempre molto stimolante e come diceva l'ambasciatore Aragona, il 2012 è l'anno del governo Monti, questo ci permette di fare una brevissime considerazioni che traguardano ciò che abbiamo ricevuto in eredità e verso il dove andiamo. Premessa numero uno, io condivido interamente l'analisi di quadro che faceva Colombo.
un'analisi del resto non nuova, da qualche anno ce lo ripetiamo, la fine del modello tradizionale bipolare ha dato enorme risalto ai teatri regionali. Una volta dicevamo nel bene, forse quest'anno stiamo dicendo nel male, nel senso che cominciamo a vedere anche qualche difficoltà dell'applicazione di questo modello rispetto ad esempio alle politiche di sicurezza e ai gradi di libertà che ogni e ciascun attore sente di potersi prendere sapendo che non c'è un automatico contagio fra un teatro regionale e un altro. Una seconda premessa che invece è per me fondamentale per sviluppare in pochi minuti le mie considerazioni. Io credo che sia indispensabile, se vogliamo evitare un rischio che è frequente quando commentiamo la politica estera italiana, ma in generale direi la politica italiana. Ogni legge che facciamo è una inesorabile riforma di qualcosa che altrettanto inesorabilmente non funzionava. Ogni iniziativa internazionale è l'inesorabile rilancio rispetto a una condizione altrimenti afflittiva che ci caratterizzava. Siamo sempre in questo gioco di rincorsa dove ogni anno c'è qualcosa da rilanciare o da riformare. Io penso che questo dipenda da una circostanza, e cioè che noi facciamo fatica non da soli, questo paese fa fatica non da solo, a trovare molto semplicemente la sua giusta dimensione e il suo giusto passo, come camminare in montagna, dentro un mondo che è profondamente cambiato. Se posso anch'io indulgere un'espressione che ripeto, ho già ripetuto in numerose circostanze, vivere nel mondo bipolare del premuro, nel quale l'ordine era relativamente semplice, era appunto bipolare, la politica era relativamente semplice, si trattava di stare fortemente collocati mani e piedi nel tuo campo e di essere più vicino possibile al cuore dell'imperatore, al tuo imperatore, e poi il resto veniva di conseguenza, insomma poneva molti minori problemi per certi aspetti, minore il grado di libertà di movimento, ma anche più semplice l'azione della politica. E oggi siamo in un campo nel quale noi giochiamo contemporaneamente più partite di più sport che hanno campi di dimensione differente. E non c'è una sola taglia della nostra politica estera che si adatta ai singoli sport che facciamo. Noi abbiamo una stazza diversa se giochiamo la nostra partita all'interno dell'Europa, e questo crea un set di coerenze. Abbiamo una stazza diversa quando ci comportiamo nella politica di vicinato mediterraneo, abbiamo una stazza diversa nel rapporto bilaterale con gli Stati Uniti, abbiamo una stazza diversa quando inseguiamo un paese che nonostante tutto ha reti e filiere globali, penso al suo modello produttivo, che ci spinge ad andare oltre le nostre tre tradizionali direzioni di gioco, Europa, Transatlantico e Mediterraneo. Allora non si tratta di rilanciare ogni volta rispetto a qualche cosa, ma di trovare, a seconda del percorso che stiamo facendo, il giusto passo. Non cammineremmo alla stessa velocità se dovessimo scalare una montagna, se dovessimo camminare in pianura o se dovessimo molto semplicemente, insomma, andare a fare un po' di shopping in centro in via del Corso. Avremmo passi diversi, scarpe diverse, quindi si tratta di trovare secondo me la giusta misura. Allora, cosa penso rispetto ai diversi passi che noi abbiamo? 2012-2013, Unione Europea, partita europea, quella che Greco ci raccontava. Io sono convinto che il bilancio dell'anno del governo Monti 2012 sulla partita europea sia un bilancio eccellente, punto. È un bilancio eccellente perché partivamo da una condizione di enorme difficoltà, si è fatto bene a ricordare la caratteristica chiave che tanto dibattito quotidiano stenta a far comprendere. È difficile recuperare credibilità, fare i compiti per casa, chiedere un cambiamento dell'agenda e contemporaneamente non dover chiedere una mano. Noi abbiamo fatto questo difficilissimo, il governo Monti ha fatto questo difficilissimo percorso, perché è riuscito a fare i compiti per casa, è riuscito contemporaneamente a chiedere un cambiamento di agenda di cui oggi sentiamo i frutti, ma non tendendo però la mano per chiedere aiuto nel contempo. È evidente che non si è mai visto Pierino a scuola che chiede la riforma dei programmi da studiare. Magari Pierino, tutti e quattro, che chiede la riforma della scuola e occupa l'istituto, è un po' meno credibile. Se l'allievo è capace di fare i suoi compiti, poi ha più autorevolezza quando dice ma io però questi programmi li cambierei. Monti ci ha fatto questo, io lo ringrazio. Quello che forse è stato più difficile da far capire, ma insomma il risultato di febbraio delle urne ha parlato chiaro, è che questo risultato eccellente sul piano europeo è stato molto difficile e duro da digerire e da far digerire a casa nostra. Del resto, come dire, se uno facesse votare agli allievi fra quale maestro migliore preferisce, se quello che gli fa fare i compiti per caso, quello gli allunga la ricreazione, non ho dubbi che l'allievo voterebbe con imbarazzante unanimità il maestro che gli fa fare una ricreazione molto lunga, e quindi non è che magari darebbe dei buoni voti a chi lo fa studiare più sodo. Però questo è quello che è il frame che io metto nella partita europea 2012.
Oggi noi ereditiamo una situazione migliore, positiva, il dialogo con la Francia è un dialogo a questo punto molto robusto, attendiamo tutti l'esito delle elezioni tedesche, ma insomma il traguardo da oggi in poi è quello che ci ha visto uscire da qui da poche settimane da una procedura di deficit eccessivo importante, si è chiuso un capitolo importante che ci ha ridato fiato. Ho avuto modo l'altra mattina di polemizzare insieme a un caro amico in uno dei tanti salotti televisivi dove mi veniva detto non dobbiamo festeggiare questo risultato perché è come se ci avessero detto improvvisamente che il nostro fido in banca a quel limite e oltre non si va. E io ho detto beh, meglio del passato in cui non ci davano neanche il fido. Io considero già positivo questo tipo di risultato. È importante che questo anno ci serva da traguardo e da ponte per la grande prima responsabilità che abbiamo, duri questo governo l'anno prossimo, che è la gestione del semestre. Qui c'è una platea e un panel di tali e tanti esperti che non voglio utilizzare neanche 20 secondi del mio tempo per questo, ma insomma siamo tutti consapevoli che è un semestre che avviene dopo le elezioni europee, nel quale si ridistribuiscono le carte importanti, le posizioni apicali dell'Unione. Avviene dopo un paio di paesi di taglia più piccola, è il primo paese fondatore di taglia grande della zona euro dopo un anno e mezzo, è la nostra turno di presidenza dopo una dozzina di anni, cioè è una di quelle partite che non ci possiamo permettere di giocare non male, ma neanche soltanto benino, dobbiamo giocarla veramente molto bene. Io sono contento di vedere che il sistema è già al lavoro e non da oggi per preparare al meglio questa scadenza. Seconda partita, quella tipicamente transatlantica, 2012-2013 ancora una volta. Anche in questo caso do personalmente un voto assolutamente positivo all'attività del governo che nel 2012 ha retto le sorti di questo paese. Abbiamo tutti potuto verificare, chiamiamolo così, un recupero di feeling con l'amministrazione americana, sia in termini bilaterali, che non guasta mai evidentemente essendo gli Stati Uniti il nostro maggiore amico ed alleato, ma anche della capacità che gli Stati Uniti hanno avuto di individuare nell'Italia uno dei punti di dialogo per discutere con l'Europa. Cioè il buon feeling fra il governo uscente e la Casa Bianca ha permesso di diventare non soltanto preziosi interlocutori bilaterali, ma preziosi ponti di un dialogo che tramite l'Italia dialogava anche con altre capitali europee un pochino più sorde alle parole che venivano da Washington. E questo è stato molto importante. Anche in questo caso, dunque, su questa eredità noi costruiamo. Trovo molto importante che il nuovo Presidente del Consiglio abbia confermato questo feeling con il Presidente americano e credo che invece ci siano delle novità 2013 e poi aggiungo su 2014, cioè il fatto che anche nel modello di relazione bilaterale, per questo è un diverso passo, è un diverso campo di gioco, non esiste un modello one size fits all nel rapporto con gli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti hanno rapporti differenziati con i singoli alleati giocati pragmaticamente su ciò che il singolo alleato può portare in dote a quell'amicizia. Noi abbiamo già un compito che è di tutta evidenza in queste settimane, in questi mesi, il G8 ce l'ha confermato, abbiamo delle responsabilità nel vicinato, in particolar modo su un paese che è sulla Libia. Un mandato esplicitamente confermato ai margini del G8 dall'amministrazione americana al nostro paese. Quindi non più soltanto il vecchio tradizionale leading from behind della missione in Libia, ma qualcosa di più, una mission data al nostro paese, una mission non facile, non dico impossible, ma non facile. Ma anche in questo caso, ripeto, usciamo da un modello più ideologico e tradizionale, siamo amici degli americani, per avere un rapporto molto più fatto su misura, su quello che noi possiamo portare in dote a questa alleanza e come questa amicizia può essere utile negli altri sport che pratichiamo, quello europeo o quello del vicinato. Terzo sport, quello appunto invece del vicinato diretto. Qui devo dire che invece l'eredità che prendiamo, che era una eredità di recupero di attenzione nei confronti delle nostre responsabilità geopolitiche più immediate, ci consegna un campo di gioco molto più difficile dell'anno scorso, perché evidentemente viviamo un tempo delle transizioni arabe che segna più che un tempo di evoluzione, un tempo di parziale, io spero, e temporanea involuzione. Ma da un lato la difficoltà dello scacchiere libico, dall'altro, non lo commento, mi basta citare il titolo, la enorme e difficilissima crisi che attraversa oggi l'Egitto, non ho il tempo di svilupparlo, e a partire dall'Egitto l'elemento di nervosismo che questo trasmette agli altri partiti islamici, al governo in alcuni paesi dell'area, penso a Ennahda in Tunisia e a altre forze politiche, per non citare il piccolo terremoto politico turco,
fanno sì che lo scenario di riferimento di vicinato nostro è uno scenario molto più complesso del 2012. Non so in che forma e in che termini ISPI e IAI proseguiranno questa loro analisi puntuale ogni anno, ma so che se ci fosse o se ci sarà analogo strumento l'anno prossimo, credo che questo sarà uno dei capitoli chiave dell'anno che stiamo in questo momento vivendo. Per non citare la Siria, sulla quale evidentemente ci stiamo esercitando non inutilmente, ma ancora senza un risultato raggiungibile, mordibile, per cercare nel formato cosiddetto Ginevra 2 di dare uno sbocco politico a una crisi che sul piano militare si è enormemente incancrenita. È di tutta evidenza che il cambio del filo rosso di questo tipo di crisi è che mentre Ginevra 1 cercava, anno di grazia 2012, una soluzione Syrian-led, quindi di favorire il dialogo fra le parti nel conflitto in Siria, se e quando ci sarà una Ginevra 2 non è più about Syrian-led solution, ma è about imposing a solution to Syrians, cioè è qualcosa che riguarderà come mettere intorno al tavolo tutti gli interlocutori regionali e internazionali che combattono una proxy war in Siria e far imporre, se questo fosse possibile, una soluzione ai siriani oggi devastati da un conflitto che ha fatto ormai più di 100.000 morti. Aggiungo un'ultima cosa e termino perché sono trascorsi i miei 10 minuti. Credo che ci sia una dimensione che, sulla quale io voglio ringraziare, ma non perché qui, il lavoro fatto dal governo Monti, che ha ripreso una vocazione tradizionale del nostro paese, oggi più che mai importante alla luce di un'altra scadenza che c'è davanti a noi e che è dopo il semestre 2014 e che si chiama Expo 2015. Questo è un paese che, ripeto, ha taglie diverse a seconda delle partite che gioca, ma a differenza di molti anche altri nostri amici e partner europei, una dimensione e un'estensione globale. Non siamo una superpotenza, ma le caratteristiche della nostra diaspora e le caratteristiche del nostro sistema produttivo ci pongono a essere un paese che, per quanto sia ormai una media demografia con i suoi 60 milioni di abitanti e una piccola superficie, gioca in Nord America, in Sud America, in Africa, nel Golfo, in Asia, in luoghi che sono molto lontani dall'agenda illuminata dal riflettore dei media, ma che pure dicono molto della nostra capacità di sistema di uscire dalla crisi anche grazie a questa proiezione lunga. È molto importante perché nell'anno 2012 il governo si è riaffacciato su mercati lontani, sud-est asiatico, Cina, Giappone, luoghi dove mancavamo da molto tempo, e si è affacciato al massimo livello con la presenza del Presidente del Consiglio. Ha rimesso solidamente, ha confermato una propria presenza nel Golfo, con una importante visita di sistema che verrà duplicata anche quest'anno dal Presidente del Consiglio in carica. A segnare che cosa? Che se tu sai cambiare il tipo di scarpe che ti servono per fare il percorso, ecco, ci serve anche un paio di scarpe adatte a marce lunghe, perché il nostro sistema produttivo è oggi capace, forse uno dei suoi punti di forza, di nutrire filiere lunghe che ci portano, forti di un brand che veramente non ha rivali nel mondo, il brand Italia è un brand che non ha bisogno di essere promosso, cioè si impone, è una gigantesca fortuna che abbiamo, ma che ha bisogno di essere accompagnato. Allora serve evidentemente un sistema paese che, più che parlare di come ogni volta riformarsi o rilanciarsi, è semplicemente sufficientemente smart e flessibile da indossare le scarpette che servono. Una corsa veloce da ingaggio breve a distanza quando giochi in Europa, una capacità di dare il contributo giusto, misurato, senza essere velleitari né introflessivi e afflittivi nel rapporto con l'alleato americano, ma anche delle scarpe da lunga marcia quando si tratta di accompagnare il nostro sistema che ha quelle reti lunghe sui mercati lunghi del mondo. Io penso che questa sia un po' la fotografia che mi sento di tracciare nell'anno di passaggio 2012-2013 e, come dire, a questo punto non concludendo ma inaugurando un panel, sono curioso di attendere nel tempo che mi manca, insomma, il giudizio e gli asseveramenti che faranno gli altri amici presenti qui al tavolo. Grazie. Grazie Lapo per le tue considerazioni e ti voglio rassicurare, sei stato istituzionale, è bene che sia, perché è bene ascoltare una prospettiva istituzionale, ma l'hai fatto con verve toscana e molto brillantemente, quindi grazie molto e tra l'altro grazie su una nota più seria di aver ricordato l'Expo 2015, perché per me, nato e cresciuto agli antipodi di Milano, ma presidente di un'istituzione milanese come l'ISPI,
questo evento veramente è di tale importanza sul piano nazionale che davvero tutti noi ci dovremmo impegnare per far sì che sia veramente un grande successo per il Paese. Adesso è con grande piacere che do la parola all'onorevole Fabrizio Cicchitto, che è il presidente della Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati. Presidente, grazie di essere con noi e la parola è a lei. Ma io voglio innanzitutto ringraziare Colombo e Greco, ma specialmente Colombo per l'inquadratura generale, per aver fatto un tentativo riuscito, anche se disperato, di razionalizzazione di una realtà che, chiamiamola frantumazione, è andata incontro ad una disarticolazione più profonda di quanto non fosse stato prevista e che pone dei problemi critici, secondo me, questa è l'occasione anche per esprimerli, più accentuati di quanto io non abbia sentito nella introduzione di Greco. Noi ci misuriamo, e la politica estera secondo me ha questa complessità, con un dato a monte che è stato anch'esso imprevedibile, non soltanto la fine della divisione della divisione internazionale del mondo in due blocchi, che era una semplificazione anche gratificante, diciamo così, come veniva detto poco fa, ma noi abbiamo, a complicare ulteriormente le cose, un andamento della globalizzazione del tutto diverso dal previsto. In fin dei conti, sia l'analisi liberista sia anche l'analisi neomarxista davano alla globalizzazione un'interpretazione di un ulteriore grande trionfo dell'Occidente. La globalizzazione è andata in un modo assolutamente imprevisto, nel senso che invece sul terreno di una competitività senza esclusione di colpi da nessun punto di vista, come ci insegna la lezione cinese, ha visto la esplosione, oggi c'è anche qui una crisi, ma l'esplosione di una serie di paesi, dall'India alla Cina, al Brasile, alla stessa Russia e così via, che hanno cambiato tutti i termini delle gerarchie e che hanno investito anche sia gli Stati Uniti d'America sia ancor di più l'Europa, e per certi aspetti, a mio avviso, l'Europa e l'Italia poi ancor di più in essa rischia di essere il vaso di coccio rispetto a dei vasi di ferro. Rispetto a questa tipo di cambio delle gerarchie, diciamo così, economiche, ne è derivata anche una crisi delle gerarchie per quello che riguarda le gerarchie geopolitiche e quindi le difficoltà che riguardano l'egemonia degli Stati Uniti d'America e poi la disarticolazione in corso per quello che riguarda il Mediterraneo. Ma il punto però sul quale secondo me l'analisi dovrebbe andare più a fondo sta nel fatto che rispetto a questa grande difficoltà noi abbiamo avuto delle reazioni diverse da parte degli Stati Uniti, da parte del Giappone, da parte dell'Europa, nel senso che bene o male, anche mettendo in conto il fatto che nel 2008 una prima crisi è derivata anche dalla vicenda dei titoli tossici americani e così via, tuttavia noi abbiamo avuto il sistema americano con un dollaro legato e fortemente, diciamo così, sostenuto dalla Federal Reserve, che ha iniettato liquidità nel sistema e quindi noi abbiamo avuto una tenuta economico-sociale degli Stati Uniti d'America in termini molto significativi. Ultimamente anche il Giappone ha cercato di seguire questa strada. L'Europa ha seguito una strada di segno completamente diverso e io non assumerei acriticamente per buona la scelta che l'Europa ha fatto, perché questa scelta per molti aspetti imposta da una Germania che, attenzione però, una Germania che Germania e Francia nel 2003 ebbero una fase, il professor Monti se lo ricorda bene per aver avuto una parte e una discussione in materia, ebbero diciamo così
infrazione obiettiva rispetto ai vincoli, e approfittando di questo la Germania fece l'operazione Schröder, che aveva due caratteristiche: quella di una ristrutturazione del sistema produttivo ed industriale e quella di una rivisitazione del welfare. Quindi loro hanno fatto questa operazione, ma l'hanno fatta utilizzando una cosa che noi non abbiamo mai potuto utilizzare. Questo non va mai dimenticato, così come non va mai dimenticato che in sostanza, rispetto a un quadro sistemico che presenta questa contraddizione, dare per acriticamente buona una scelta europea che ha alimentato una rigidità con la quale ci siamo dovuti misurare, con la quale si è misurato il governo Monti, con luci e con ombre, e con la quale ci dobbiamo misurare tuttora noi, io mi domando se questa linea, che è stata una linea certamente diversa da quella degli Stati Uniti, tant'è che in certi momenti noi abbiamo avuto anche un intervento di Obama rispetto ad alcune durezze della gestione della Merkel nei confronti della Grecia e così via, perché Obama era giustamente preoccupato dei riflessi che la linea deflazionista europea potesse avere rispetto agli Stati Uniti. Questo problema, assumerlo acriticamente come un'impostazione assolutamente buona, io lo contesto al fondo, anche perché ci stanno moltissimi economisti che si interrogano se la linea più efficace per fare i conti con una situazione recessiva sia quella di aumentare il rigore. Quindi questo noi lo abbiamo dovuto affrontare, lo abbiamo affrontato in termini durissimi nel periodo del governo Monti. I risultati elettorali hanno manifestato una tensione fortissima da questo punto di vista, non soltanto nei risultati non positivi dei partiti maggiori, ma anche in un'esplosione di assenteismo e di un partito protestatario che dei problemi li pone. Dico questo perché poi aggiungo anche il fatto, rispetto ai rapporti con la Germania, che siccome la Germania è un grande paese esportatore e le sue esportazioni sono concentrate specialmente nell'Europa, noi abbiamo le esportazioni più articolate, bene, credo che prima o poi, indipendentemente dalle pressioni che potremmo fargli noi, i francesi e tutto il resto di un'Europa meridionale che non mi sembra che sia collocata nelle condizioni migliori, beh, credo che anch'essa avrà il problema, oltre che delle sue elezioni prossime, anche del fatto che un'industria che poi strangola i suoi consumatori, qualche problema prima o poi lo avrà. Quindi io non assumerei così acriticamente per buona la dimensione europea data, perché questa dimensione europea data ha accentuato le contraddizioni politiche all'interno del Paese e ci pone oggi il problema obiettivo di fronte a dei dati catastrofici per quello che riguardano l'occupazione giovanile e così via, di ritrovare un percorso di crescita avendo delle controparti tutt'altro che disponibili su questo terreno. E questo va al di là anche, lo dico francamente, delle polemiche, degli scontri che ci sono stati fra il PDL e il governo Monti nella fase finale e così via. Questo è un dato obiettivo con cui tutto il Paese, indipendentemente dagli schieramenti politici, si trova a misurare, e questo ha pesato in modo molto forte sia sulla politica economica sia sulla politica internazionale. E questo nodo e questo vincolo con il quale noi ci stiamo misurando, tra l'altro vedete che noi abbiamo chiuso la procedura di infrazione, altri paesi fra cui la Francia la tengono ancora aperta, seguendo una linea probabilmente più morbida. Una riflessione su questi aspetti secondo me va fatta. C'è l'altra faccia della medaglia. L'altra faccia della medaglia è determinata, diciamo così, dai dati geopolitici. Anche qua ci troviamo in una situazione paradossale. È venuta meno
la divisione internazionale del mondo, ma non è venuta meno, ma non sono venute meno una serie di contraddizioni geopolitiche, compresa quella tra gli Stati Uniti e la Russia, in termini diversi da quelli che non erano precedentemente. Poi si è manifestata in un modo imprevedibile come nuova contraddizione, dopo che molti pensavano che la contraddizione principale, essendo finita, il mondo si sarebbe pacificato. Ci fu un famoso libro di un giapponese che disse la storia è finita, lo diceva paradossalmente, ma insomma, e c'è stata la contraddizione che si è manifestata rispetto al fondamentalismo islamico e al terrorismo. Questo ha determinato una fase di durissima contrapposizione. A un certo punto pure questo dato si è frantumato, disarticolato, e c'è stato il famoso discorso di Obama rispetto all'Islam, e c'è stata poi la speranza delle primavere arabe. Ecco, anche questo è entrato in crisi. È entrato in crisi. Oggi noi facciamo i conti con una situazione nella quale, in sostanza, per tutta una fase quei paesi sono stati gestiti da tragiche dittature. Sono saltate quelle dittature. C'è stata la speranza di un approdo facile e di una costruzione, chiamiamola così, lineare del progresso. Si vede che questo non c'è. Non c'è in Egitto, non c'è in Siria, non c'è in Libia. Cioè noi abbiamo tutto il Mediterraneo in crisi. E noi ci dobbiamo misurare come Italia con questa realtà rispetto alla quale dobbiamo svolgere un ruolo di equilibrio, ma un ruolo di equilibrio estremamente difficile, perché è venuto meno un precedente meccanismo autoritario, ma questo meccanismo autoritario non è stato sostituito da un scorrevole meccanismo democratico. Vediamo che questo meccanismo democratico ha prodotto dei risultati che poi hanno determinato nuove tensioni. L'andamento della situazione egiziana da questo punto di vista è emblematico e significativo. È significativo anche che gli Stati Uniti ci chiedano adesso di aiutarli rispetto alla situazione libica. Noi abbiamo avuto modo pochi giorni fa di sentire il nuovo primo ministro libico, che con grande sincerità e anche, devo dire, in modo apprezzabile, ci ha detto che il paese è ridotto in una condizione in cui praticamente lo Stato non c'è più e in cui non c'è un esercito, in cui poi i privati però sono armati. Lo Stato non è armato, i privati sono armati, quindi noi ci misureremo con una situazione di questo tipo. Ecco, concludo quindi per dire che per certi aspetti la frantumazione rispetto alla quale questo rapporto è un tentativo in alcuni casi molto felice, in altri casi maggiormente discutibile, di razionalizzazione, questa frantumazione secondo me presenta delle contraddizioni dal mio punto di vista, per certi aspetti più accentuate ancora di quelle che non sono state finora espresse intorno a questo tavolo. Credo, Presidente, che se l'autore della frase da lei citata sulla fine della storia potesse rimangiarsela, lo farebbe molto, molto volentieri, perché è stata una delle frasi più clamorose, nel senso di produrre clamore, ma anche una delle più false che siano mai state pronunciate. No, noto una cosa, e poi ovviamente il seguito della discussione forse sarà ripreso questo concetto, che nel parlare della politica estera italiana si parla molto, per ragioni comprensibili, della politica dell'Italia all'interno della Unione Europea, perché chiaramente è il nostro teatro primario di azione. Mi domando però se questa è politica estera
o se ricade in una categoria ibrida, certo non è politica interna perché ha a che fare con relazioni fuori dal paese, però mi domando se è ancora politica estera quello che il nostro, la nostra azione all'interno dell'Unione Europea. Insomma, è un problema che poi esula dalla discussione che svolgiamo questa sera. Quindi grazie ancora per le sue considerazioni. Adesso io do la parola a Franco Frattini. Franco Frattini nella lista degli oratori è descritto come presidente della FIOI e naturalmente quindi insieme a Ferdinando Nelli comuniamo in questa fraternità di presidenti di istituti internazionali. E naturalmente non ho bisogno di aggiungere Franco Frattini, è stato varie volte ministro degli esteri e sia io che Ferdinando abbiamo anche collaborato direttamente con lui e devo dire con grandissimo piacere. Quindi al ex ministro degli esteri e di altre cose e al caro Franco do la parola con molto piacere. Grazie molte. Grazie, aggiungo il mio ringraziamento a quello degli altri oratori per questo invito, è un piacere particolare poter ritrovare persone che sono amici, sono stati collaboratori con cui al Ministero abbiamo condiviso tante azioni in Europa e non soltanto ovviamente in Europa, Ferdinando e Giancarlo. Io in questi pochi minuti non mi eserciterò in delle analisi, ne ho ascoltate, ne condivido, ne apprezzo lo spirito. Certamente l'analisi di questo volume è un'analisi complessa, non può essere commentata in pochissimi minuti, ma proverò invece a dire quali possono essere, guardando al futuro, le linee di azione su cui una potenza regionale, certamente un paese che ha un ruolo regionale di medio livello, lo ha detto assai bene il viceministro Bistelli, può ancora fare qualcosa e qualcosa in più, partendo proprio dalle vostre analisi, la frantumazione dell'ordine internazionale, il principio per cui nessuno è oggi più in grado di fare tutto, dovunque, in qualsiasi momento, e quindi una necessità di marcare la propria identità. Ecco, io cercherò di individuare soltanto dei titoli di azioni e di linee di azione dove l'Italia potrebbe marcare ancora meglio la sua identità regionale, la sua vocazione che deriva dalla storia, dalla geografia, dalle tradizioni della nostra politica estera. Non voglio però dimenticare anch'io, come fatto dai presentatori e dai curatori del libro, una valutazione generale su quell'anno 2012 in cui il presidente Monti ha guidato il governo del paese, una valutazione positiva, a mio avviso interamente positiva sui temi della politica europea, nessuno meglio del presidente Monti avrebbe potuto svilupparli, e temi di politica estera in particolare sulla dimensione mediterranea, sulla azione verso aree su cui io mi ero molto esercitato, i paesi del Golfo, il Medio Oriente, il Nord Africa, il Sahel, in cui ho ritrovato uno spirito di continuità come è quello che deve guidare la politica estera di un grande paese quale noi siamo. E quindi per marcare il ruolo dell'Italia, io penso che il ministro degli esteri, la cara amica Emma Bonino, abbia tutte le capacità e le opportunità per imprimere una caratterizzazione ancora più forte, derivante proprio dalla necessità che quella frantumazione dell'ordine internazionale ci mette davanti agli occhi, e cioè un riorientamento o una ricaratterizzazione del ruolo e della visione della politica estera italiana che parta, lo dico con grande franchezza, anche da un ripensamento sulla rete che l'Italia ha nel mondo, una rete diplomatica, una rete di presenze in regioni, paesi e continenti
che non può più essere quella che caratterizzava la struttura del Ministero degli Esteri italiano 5 o 10 anni fa. Un esercizio in cui qualcuno di noi, io stesso, il presidente D'Alema dopo di me e io di nuovo rientrato alla Farnesina, avevamo cominciato ad esercitarci per porre in chiaro che l'Italia non può essere assente, come il ministro Pistelli ha detto, da aree del sud-est asiatico in cui noi scoprimmo, lo scoprì io da ministro degli esteri, di avere un consolato a Shanghai con un funzionario e un consolato assai strutturato a Francoforte con 4 funzionari. Ecco, questo è un esempio che chiarisce come il riorientamento della presenza della rete italiana dovrebbe essere, e credo lo sia, avendo avuto occasione di sentire su questo il ministro Bonino, una delle azioni preliminari per marcare il ruolo dell'Italia. Io penso, ad esempio, che un paese come l'Italia, nel ripensare e nel razionalizzare dove l'interesse nazionale ci deve portare, debba non soltanto guardare alle aree tradizionali in cui noi abbiamo un ruolo e lo avremo sempre di più, e i 3 titoli che darò indicheranno queste aree, ma anche il fatto che oggettivamente noi non possiamo pensare di avere una presenza nazionale in aree del mondo dove altri paesi hanno tradizioni che con noi potrebbero essere utilmente incrociate, ed un paese come l'Italia non può non investire nel ruolo del servizio diplomatico dell'Unione Europea. E noi scopriamo che con grandi sacrifici l'Italia dispiega missioni diplomatiche laddove l'Europa ha una sua missione diplomatica, e noi potremmo, a mio avviso, con un esercizio di riflessione, meglio investire nel successo del servizio diplomatico europeo, e credo che l'Italia, in vista del semestre del 2014, abbia il dovere di dire con chiarezza che il servizio diplomatico europeo non può essere uno scherzo, che tutti hanno applaudito alla sua creazione e che tutti cercano sostanzialmente di svuotare di forza e di capacità propulsiva. Questo l'Italia non deve e non può farlo, e sarà utile all'Italia investire in aree del mondo in cui noi a titolo nazionale non possiamo più starci, perché le difficoltà economiche, perché i tagli, perché gli orientamenti e la visione ci portano ad avere un ruolo più forte in altre aree, ma non possiamo pensare che la casa della rappresentanza europea in questi paesi non sia un po' anche casa nostra. Ecco, questo è un primo esercizio che dovrebbe permettere di marcare meglio la visione, ancor prima che individuare le aree di riferimento. I 3 titoli su cui, a mio avviso, io ovviamente non mi dilungherò, ma che credo siano le priorità su cui un'azione dell'Italia in quanto attore regionale importante dovrebbe e potrebbe ancor più ed ancor più fortemente concentrarsi, sono 3, e i titoli sono: 1, in Europa. Giancarlo, tu hai ragione, la politica europea oggi, il presidente Monti durante il suo governo lo ha dimostrato, è politica nazionale, non è politica estera, è politica che ha un riflesso talmente forte sull'azione dell'Italia e sulla politica dei suoi paesi membri, che investire in Europa e lavorare in Europa vuol dire rafforzare il ruolo, in questo caso, del nostro paese, della nostra Italia. Ma vi è un settore in cui oggettivamente, rafforzando l'Europa, si esercita un ruolo nella politica internazionale. E questo è quel ruolo di Europa politica su cui il presidente Letta ha detto in Parlamento parole che non solo io sottoscrivo, ma che ritengo importantissime: camminare verso gli Stati Uniti d'Europa. Ma per farlo occorre rafforzare la dimensione politica della politica estera,
della sicurezza e della difesa. Integrare la NATO e l'Unione Europea, rafforzare il legame transatlantico attraverso la prevenzione del rischio del disimpegno di cui nel volume si parla, creare uno spazio euroatlantico che non sia solamente militare e di sicurezza, ma che investa sull'accordo per il libero commercio, che fortunatamente qualche sconsiderato ha smesso di dire che dovevamo sospendere, ma che ci sarà e sarà una grandissima chance per l'Europa e non solo per gli Stati Uniti. Ecco, questo è un ruolo che l'Italia in Europa può e deve svolgere con ancora più forza, contribuendo con questo non solo a rafforzare l'integrazione europea e quindi svolgendo un ruolo di politica nazionale, ma contribuendo a una grande partita di politica internazionale, quella di un serio rilancio delle relazioni euroatlantiche, non soltanto nel tema strettamente militare, strettamente di sicurezza. Un grande spazio di libero commercio, di collaborazione politica e di definizione di linee di politica estera comuni dell'Unione Europea ci darebbe ovviamente un ruolo che non molti paesi nell'Unione Europea potrebbero giocare. E dico questo perché io ho apprezzato molto nel presidente Monti e poi nel presidente Letta, ad esempio, l'importanza di ripetere che non possiamo immaginare nemmeno di lasciare andare il Regno Unito al suo destino quando si parla di un rafforzamento dei grandi dossier della politica europea. Questo è un ruolo che l'Italia può svolgere, altri paesi possono svolgere meno bene dell'Italia. Secondo titolo, il Mediterraneo, ovviamente. Qui è già stato detto, siamo naturalmente un paese che può avere una leadership politica, non soltanto ricondurre alle azioni dell'Europa e alle azioni che abbiamo condotto in passato. Ricordo quanto non facile fu l'appello che dovemmo fare come Italia con una certa durezza a far sì che l'azione militare in Libia non partisse secondo l'egida della Coalition of Willings, ma con la NATO che ne assumeva la responsabilità. E questo fu un ruolo italiano, fu una rivendicazione che l'Italia fece in un momento in cui vi era un rischio che una Coalition of Willings agisse senza che l'Europa e la NATO fossero profondamente dal primo istante coinvolte. Ecco quindi che la richiesta che il presidente Obama ha fatto al presidente Letta: abbiate voi italiani una leadership in un'azione fondamentale. Il presidente Cicchitto lo ha detto, la Libia è un paese in cui non abbiamo ancora vinto la stabilizzazione, non abbiamo ancora vinto la garanzia di una stabilità e di una seria azione verso la democrazia, ed è giusto che sia l'Italia ad assumersi una responsabilità importante di indirizzare e guidare. Lo si farà attraverso la missione che la NATO ha già inviato, lo si farà attraverso le azioni che l'Unione Europea ha già deciso, ma qui io credo c'è una vocazione naturale dell'Italia a fare di più. Come lo dico francamente, il presidente Monti ha vissuto, io l'ho vissuto dal Parlamento, il momento in cui l'Italia non è stata in grado di contribuire dal primo istante alla missione in Mali, malgrado un ordine del giorno parlamentare di cui mi onoro di aver messo la prima firma, che chiedeva di farlo, e purtroppo per ragioni che erano connesse a una dinamica complicata e difficile di confronto politico-partitico alla vigilia delle elezioni, l'Italia non fu in grado di fare quello che il presidente Monti aveva pensato di fare, che io e altri gruppi parlamentari avevano chiesto che si facesse. Esserci, perché quando un paese europeo agisce nell'interesse della sicurezza collettiva, l'Italia non può non essere lì nel primo momento. Questo intendo quando parlo di responsabilità e di ruolo di leadership nel Mediterraneo, aggravato, come ha detto Fabrizio Cicchitto, da un fallimento dell'Islam politico in Egitto che è ormai
storia quotidiana e con cui dovremo confrontarci, ovviamente non possiamo farlo ora in qualche istante. Terzo titolo, i Balcani. Non c'è bisogno di dire molto, se c'è una regione dell'Europa, che è regione europea, non è una regione lontana, è Europa, su cui l'Italia deve continuare a spingere perché l'integrazione si completi vincendo resistenze, dubbi e perplessità di nostri partner europei, anche importanti, quell'area è l'area dei Balcani. Un'area in cui l'Italia è l'unico forse paese che parla con la stessa amicizia e sincerità al Kosovo e alla Serbia, all'Albania e alla Bosnia-Erzegovina e all'interno alle tre entità che formano la Bosnia-Erzegovina. Forse nessun paese come l'Italia ha questa possibilità e credo che questo debba continuare ad essere un valore aggiunto che noi diamo ai partner dell'Unione Europea e su cui dobbiamo investire. Dobbiamo completare l'opera nei Balcani sull'integrazione euroatlantica e questo è un terzo capitolo in cui l'azione regionale dell'Italia deve essere ancora più forte, ancora più convinta. Ci sono stati momenti in cui noi abbiamo pensato che la enlargement fatigue dovesse essere accettata con rassegnazione. Non possiamo rassegnarci, dopo l'ingresso della Croazia, a questo spirito per cui ora si deve prendere un po' di tempo e ripensarci. E qui l'Italia può dare un valore aggiunto. E il quarto e l'ultimo titolo su cui non elaboro è la Turchia. Guai a pensare che il momento complesso che attraversa la Turchia ci debba indurre ad un ripensamento, ci debba indurre a una pausa di riflessione. La Turchia è paese su cui l'Italia ha troppo investito e deve continuare a investire e qui mi bastano le parole del ministro Bonino: piazza Taksim non è piazza Tahrir. Guai se qualcuno pensasse che lì c'è in corso una sorta di simile azione a quella che in alcuni paesi del mondo arabo è stata compiuta. Non c'entra assolutamente niente, sono dinamiche complesse, non possiamo permetterci di perdere neanche una battuta sul processo di avvicinamento della Turchia all'Unione Europea. Grazie. Grazie Franco per le tante cose, insomma le tante cose molto approfondite e molto interessanti che hai detto su tanti temi. Io noto un aspetto delle cose che tu hai sottolineato e tu giustamente hai rilevato l'importanza del consolidamento della politica estera di sicurezza comune in Europa e non vi è dubbio, dico vi è credo un consenso generale che questa è la strada che bisogna percorrere, per la quale bisogna lavorare. Ecco, io mi auguro che questo decollo avvenga, perché si è già perso troppo tempo, purtroppo. Certo però che dobbiamo essere consapevoli che nel momento in cui il decollo avverrà, e non uso il condizionale, uso il futuro, ecco, non vi è dubbio che questo porrà all'Italia ulteriori sfide, perché a quel punto bisognerà sapere e potere orientare in maniera adeguata la politica estera e di sicurezza comuni, altrimenti si rischia di poi essere al traino di chi quella politica sarà più capace di orientarla, quindi lo sappiamo benissimo che tutto questo insomma porrà le sfide, sfide nuove e sempre rinnovate. Comunque grazie ancora per le tue considerazioni. Adesso andiamo all'ultimo panelista, Monica Maggioni. Il vantaggio
di essere una celebrità del giornalismo televisivo e che non soltanto si è conosciuti professionalmente, Monica Maggioni è conosciutissima, ma sia anche un volto molto noto, e lo svantaggio è che non si può andare per strada nell'anonimato perché tutti ti riconoscono, ti fermano, ti additano, il che può essere imbarazzante. Ecco, Monica, io ti sono molto grato, anche con gli amici Troiai, per aver accettato di essere con noi, e con questa premessa ti do la parola. Prego. Grazie Presidente, grazie a tutti per avermi voluto qui con una voce che forse ha qualche aspetto di diversità che voglio introdurre da subito. Insomma, devo dire che la cosa più complicata di questo splendido libro e analisi sulla politica estera italiana, oggi ci pensavo arrivando, è la data di pubblicazione, nel senso, ho finito di pubblicare nel giugno 2013, ci sono un tot di pagine che secondo me il professor Colombo voleva, come dire, avrebbe voluto poter riscrivere tipo stamattina, per esempio, quando sono esplose una serie di bombe nel quartiere di Beirut Sud, a dimostrare che quello che lui giustamente diceva, che la guerra siriana era un passo dal trasformarsi in guerra regionale, è sostanzialmente accaduto, nel senso che una serie di cose che vengono delineate in questo libro, in questa analisi, in questo studio, scusatemi, stanno accadendo. Ci sono delle sfide in questo momento che sono di tale complessità da fare, come dire, da mettere a dura prova chiunque sia debba essere all'interno di un percorso decisionale che chi cerca poi di raccontare tutti i giorni quello che sta accadendo. Rilevo per esempio che un istante fa il ministro Pistelli ha detto transizioni arabe. Abbiamo archiviato ufficialmente le primavere e questa mi sembra già una notizia, nel senso che aver archiviato le primavere arabe con transizioni arabe abbiamo già dato una notizia. Questo in buona sostanza che cosa voglio dire? Voglio dire che quello che sta accadendo nella realtà ha una velocità che a me ricorda dappresso la velocità del sistema mediatico, la velocità del modo in cui ormai le cose si raccontano, e so per esperienza quanto è difficile valutare le notizie e non dire delle corbellerie quando le cose accadono troppo rapidamente. Immagino quanto possa essere difficile prendere delle decisioni, scegliere da che parte stare, decidere una strategia di un paese quando le cose evolvono a questa velocità. Tra le parole chiave dello studio, secondo me, c'è la parola disequilibri e la parola disimpegno. Il disimpegno legato alla visione degli Stati Uniti impone a noi una presa di ruolo diversa, ulteriore direi, rispetto a quella che potevamo avere in uno scenario in cui la presenza americana determinava sostanzialmente gli equilibri sul terreno di qualsiasi sfida si andasse ad intraprendere. In questa, che viene secondo me molto correttamente definita tendenza neo-isolazionista, noi dobbiamo ridefinirci e ridefinire il nostro ruolo, perché nel momento in cui sono le responsabilità regionali, quelle che diventano chiave per capire l'evoluzione di quello che sta accadendo, a quel punto anche chi ha la prossimità nostra, la storia nostra, l'atteggiamento nostro, è chiamato a un ruolo ulteriore, senza contare che le prossimità regionali e l'impegno regionale, auspicabilissimo per certi versi, penso a quanto personalmente ritengo centrale il coinvolgimento dell'Iran sulla questione siriana, in realtà porta con sé una serie di altri problemi laterali, e sono gli interessi diretti di chiunque sia attore nella regione rispetto a quello, al conflitto in questo caso, che si sta analizzando. E però io penso che questa tendenza aumenterà, me lo fa pensare la velocità con la quale gli Stati Uniti hanno scelto di uscire dall'Iraq, sostanzialmente sulla base di una decisione motivata da ragioni di politica interna. Me lo fa pensare la scelta sostanzialmente analoga con la quale si sta uscendo dall'Afghanistan,
e me lo fa pensare soprattutto il fatto di aver fatto un lungo viaggio in Nord Dakota in novembre e aver visto a che punto è lo sfruttamento dello shale oil e dello shale gas negli Stati Uniti, con un'indipendenza di tipo energetico ormai dietro l'angolo, cose che incidono direttamente nel considerare centrale o meno l'impegno su altri scenari. E allora che cosa vuol dire? Vuol dire che il nostro paese, il cammino che ha intrapreso deve continuarlo. Credo che in un momento in cui gli Stati Uniti hanno giustamente dal loro punto di vista questa tendenza, a noi è richiesto un plus in termini di analisi, ragionamento e scelta di posizione anche a livello di racconto di quello che si va a fare. Penso per esempio a come abbiamo trattato la Siria in tutti i, in tutta questa fase in cui abbiamo spiegato, in cui abbiamo acquisito sostanzialmente la narrativa di provenienza americana che voleva una spaccatura netta tra una so-called opposizione e un dittatore che stava massacrando il suo popolo. Abbiamo scoperto, personalmente l'ho scoperto sul terreno viaggiando in Siria nel maggio 2012, che la realtà era così, ma anche molte altre cose, perché Al-Qaeda era sul terreno e i ceceni li si incontrava già un anno fa, perché la presenza degli stati vicini aveva, come dire, non si manifestava solo in solidarietà generica, ma si traduceva in invii di armi, e tutte queste cose dovevano essere tenute in qualche considerazione. E allora che cosa succede? Succede che il nostro ruolo, e perché ritorno al ruolo dell'Italia, perché il nostro ruolo potrebbe essere, oltre che sul piano dell'azione, sul piano delle scelte, sul piano dell'esserci in un contesto o in un altro, potrebbe essere anche sulla resa della complessità dei nuovi scenari. Noi abbiamo per tradizione, per cultura, per formazione la capacità di fare i conti con la complessità. Chi se no riuscirebbe mai a raccontare la politica italiana? Allora si potrebbe immaginare che quel tipo di capacità e di abitudine alla complessità, ne parlava il Presidente Frattini poco fa, possa diventare una cifra anche del racconto della politica estera. Questo aiuterebbe, secondo me, e qui torno al mio mestiere centrale, questo aiuterebbe anche i cittadini, le persone che devono capire il perché di certe scelte, a rendersi conto che quelli che vengono valutati come dei cambi bruschi di direzione, degli avanti e indietro incomprensibili, sono in realtà il frutto di uno scenario di grande complessità che però andava raccontato così dall'inizio. Non andava prima semplificato in bianco e nero, in buoni e cattivi, e poi un giorno cambiamo politica. Se forse dentro questo, come dire, dentro questo campo d'azione si includesse anche il come si narra la complessità che oggi caratterizza lo scenario geopolitico, lo scenario internazionale che egregiamente viene descritto in questo studio, ecco, io penso che si sarebbe fatto un passo in avanti anche per aiutare poi l'opinione pubblica, che comunque là fuori c'è e conta, nella consapevolezza della complessità delle scelte. Grazie Monica per il tuo intervento, per le tue considerazioni. Certamente la categoria dei commentatori di politica estera ha al giorno d'oggi, l'ha sempre avuta, ma forse oggi più di prima, una grande responsabilità, e la responsabilità appunto di raccontare una enorme complessità degli scenari e delle evoluzioni, di raccontarla naturalmente in modo comprensibile a un'opinione pubblica che, come giustamente tu rilevavi, pesa nelle scelte di politica estera. La politica estera non è più, e da tanto, l'appannaggio delle cancellerie, è un frutto di meccanismi molto difficili, molto, molto articolati. Certo, è chiaro che per raccontare la complessità, questa complessità bisogna comprenderla, e questo è una sfida non indifferente. Ma forse in questo ti voglio rassicurare, forse il mestiere del giornalista è più facile
di quello di altre categorie, perché voi avete così questa presa immediata e la possibilità anche di adattarvi con grande rapidità all'evoluzione delle cose. Ma appunto bisogna che tutti facciano la loro parte, ma effettivamente questo è un appello giusto, che la informazione in Italia si concentri, metta a fuoco le grandi complessità della politica estera. E con l'intervento di Monica Maggioni il panel si conclude, e con la conclusione del panel si conclude anche il mio ruolo di moderatore. Quindi adesso la regia la parte conclusiva della nostra serata passa al collega dello IAI, al presidente dello IAI, all'ambasciatore Nelly Feroci, che introdurrà il presidente Monti per le conclusioni. Ferdinando, il bastone passa a te. Grazie Giancarlo, grazie al presidente dell'ISPI. Come ha ricordato poco fa Giancarlo Aragona, io sono un neo presidente dello IAI, eletto solo pochi giorni fa. Ho lasciato Bruxelles 10 giorni fa circa. Come tale non ho responsabilità nella preparazione, nell'elaborazione del rapporto che abbiamo presentato oggi, però l'ho letto e l'ho letto con grande attenzione e devo dire che l'ho trovato di straordinario interesse. L'ho letto nei giorni in cui mi trasferivo a Roma, con tutte le difficoltà di una fase di passaggio, e nel leggerlo ho colto un aspetto che mi ha particolarmente colpito di questo lavoro congiunto che vede i due istituti lavorare fianco a fianco in un rapporto di collaborazione che è cementato nel corso degli anni e che mi auguro prosegua. È una frase che si trova nel capitolo di apertura, dove si dice qualcosa che potrebbe sembrare scontato, ma che per me in particolare ha un valore del tutto speciale, dove si dice cioè che nel corso del 2012 l'azione del governo si è dispiegata soprattutto nell'ambito europeo. Qualcuno qui oggi, tu stesso Giancarlo prima, Franco Frattini dopo, si è posto il quesito se la politica europea sia politica estera o sia qualcosa di diverso, di meno facilmente caratterizzabile. Io ho qualche dubbio che la politica europea sia politica estera in senso proprio, è qualcosa sicuramente di molto più complesso, con impatti profondi anche sulla politica interna di un paese, ma resta il fatto che nella politica europea, sulla politica europea, il governo Monti ha fatto la differenza. E credo di poterlo dire, se mi permetti Giancarlo, e prenderei qualche minuto prima di introdurre il presidente Monti. Lo posso dire anche alla luce della mia esperienza personale, quell'esperienza che si è appena conclusa dopo 5 anni di servizio a Bruxelles come rappresentante permanente. È a Bruxelles, è sulla politica europea, è nel rapporto con l'Europa, con le istituzioni europee, con i partners europei che il Presidente del Consiglio Monti, il Governo Monti hanno fatto la differenza. E questo aspetto è stato sottolineato in maniera molto approfondita sia nel saggio introduttivo che nel saggio del Professor Bruni. Lo ha commentato questo aspetto in particolare Ettore Greco, però io mi prenderei la libertà di questi pochi minuti che mi concedo, visto che siamo in ritardo, per segnalarvi almeno 5 passaggi decisivi dell'azione del governo Monti che hanno caratterizzato questo nuovo protagonismo italiano in Europa. E comincerei dalla primissima misura adottata dal governo Monti, o meglio, prima ancora dalla consapevolezza con la quale il governo si è insediato nel novembre del 2011 della drammaticità della situazione italiana e quindi della necessità di una misura urgente, il famoso decreto Salva Italia, che è servita per restituire fiducia nei confronti dell'Italia da parte dei mercati finanziari, da parte delle istituzioni europee, da parte dei maggiori partners europei. Qualcuno ha citato l'importanza del rapporto con gli azionisti di riferimento della nostra Unione Europea. Per poter dialogare da pari con questi paesi, con questi governi, bisogna avere fatto i compiti a casa. Ce lo ricordava la Popistelli e credo che l'avere fatto il compito a casa, quel compito doloroso che tanti sacrifici è costato all'Italia, è stata la prima e la più importante forse iniziativa messa in campo dal governo Monti.
Subito dopo, secondo passaggio che vorrei citare, risale al marzo, grosso modo alla primavera del 2012, poche settimane dopo la firma del trattato sul Fiscal Compact, è merito del governo Monti di aver avviato un'azione politico-diplomatica che ha consentito di riportare al centro dell'agenda europea il tema della crescita e dell'occupazione. Non dimentichiamo che fino allora, e prima che si sviluppasse questa azione del governo Monti, l'agenda europea era un'agenda ossessivamente occupata dal tema del consolidamento di bilancio, delle politiche di controllo sui bilanci nazionali, del consolidamento fiscale. Comincia dal marzo e si esprime per la prima volta con l'adozione del famoso Growth Compact del giugno del 2012, un'azione che poi nel corso del tempo, fino al giugno di quest'anno, ha consentito di riequilibrare l'agenda europea su temi diversi da quello del consolidamento fiscale. Terzo passaggio è quello che ancora una volta coincide con il Consiglio europeo del giugno 2012, un Consiglio europeo particolarmente significativo. Il merito del governo Monti in quell'occasione è quello di avere attirato l'attenzione e fatto emergere la consapevolezza sul fatto che le tensioni sui mercati finanziari, i divari eccessivi sui tassi di interesse dei titoli sovrani non erano esclusivamente un problema di responsabilità dei singoli Stati membri, erano anche un problema sistemico, per il quale era necessaria una risposta sistemica. Ettore Greco ha citato l'avvio di un processo che ha portato all'adozione di un meccanismo che viene, così diciamo, comunemente definito anti-spread. Io vorrei sottolineare che l'azione del governo Monti, che in quell'occasione fu particolarmente un'azione contrastata da alcune grandi potenze europee, è stata il momento decisivo che ha consentito di creare quella massa critica di consenso in Europa che ha successivamente consentito alla Banca Centrale Europea di annunciare quella misura, l'outright monetary transaction, il cui solo annuncio è stato sufficiente per stabilizzare i mercati finanziari. Quarto passaggio. Qui è un punto in cui veramente la politica europea e la politica nazionale non hanno più confini tra loro. È stata la decisione del governo di avviare quelle riforme strutturali che erano parte integrante di quelle raccomandazioni paese che erano a loro volta la conclusione del semestre europeo, cioè il momento, diciamo, conclusivo di quel processo di coordinamento delle politiche economiche nazionali condotto a Bruxelles, diciamo, con il coordinamento della Commissione europea, ma anche il momento in cui meglio di ogni altro si saldano le esigenze di coordinamento a livello europeo con le esigenze che ciascuno Stato membro ha al proprio interno di modernizzazione e di riforma del proprio sistema paese. Quinto passaggio, l'avere sostenuto fin dall'inizio con determinazione e con convinzione l'obiettivo dell'unione bancaria. Non era un'idea soltanto italiana, ma è un'idea che il governo italiano ha sostenuto con molta convinzione nella convinzione, se mi si permette il passaggio, che erano necessarie misure destinate a superare quella frammentazione dei mercati finanziari che penalizzavano eccessivamente il nostro paese. Quando si parla di difficoltà di accesso al credito delle piccole e medie imprese, questa difficoltà è anche in larga misura dovuta all'assenza di un level playing field a livello europeo che l'unione bancaria dovrebbe servire a colmare e a risolvere. E corollario dell'unione bancaria, ma elemento che accompagna questo processo, l'ultimo passaggio è quello di avere sostenuto con molta determinazione la necessità di una riforma organica della governance dell'unione economica e monetaria. Qualcosa si è perso per strada, ma resta il fatto che da parte del governo Monti c'era stato un fortissimo impegno su questo. Qual è l'Europa che ci consegna la fine del 2012, la fine del governo Monti? È un'Europa più stabile, è un'Eurozona sicuramente più stabile, è un'Europa con un'agenda politica più equilibrata, meno ossessionata dal rigore di bilancio, più attenta al tema della crescita, al tema del lavoro, al tema dell'occupazione, lo dimostrano le conclusioni del giugno scorso, ma è un'Europa con ancora alcune criticità che richiederanno il massimo della vigilanza nei prossimi mesi. Prima di tutto è un'Europa in cui esistono ancora forti, eccessivi divari di competitività fra paesi che appartengono alla stessa zona monetaria.
una situazione alla lunga insostenibile che è stata all'origine in larga misura della crisi che abbiamo vissuto negli anni scorsi e soprattutto un fenomeno di disaffezione da parte delle opinioni pubbliche nazionali che chiama in causa la politica anche per i prossimi mesi, soprattutto nella prospettiva delle elezioni al Parlamento europeo del prossimo anno. Mi fermo qui perché sono sicuro che il Presidente Monti avrà molto di più da dirci su questo, ricordando l'esperienza di governo. Io vorrei dirgli quanto sono stato a lui grato per l'esperienza che ho potuto fare al suo fianco a Bruxelles durante il periodo in cui è stato Primo Ministro e quanto sono onorato oggi nella mia veste di Presidente dell'OIAI di dargli la parola in questa occasione. Grazie Presidente. Ringrazio molto l'ISPI e l'OIAI, i presidenti ambasciatore Aragona e Nelli Ferocci, mi rallegro per la sua recente nomina. Mi congratulo in particolare con Alessandro Colombo e con Ettore Greco per l'annuario che hanno prodotto e offerto oggi al dibattito. Ho sempre pensato che gli annuari fossero cosa destinata a diventare polverosa, e ad accrescere la propria utilità al passare del tempo, quasi avendo utilità solo al passare di molto tempo e che fossero uno strumento più adatto agli storici che ad animare dibattiti in tempo reale. Questo pomeriggio sta dimostrando che mi sbagliavo. Questo dibattito in più avviene in un luogo che mi riporta alla nascita del governo che ho avuto l'onore di guidare, nella stanza lì accanto. Nel novembre 2011 ho svolto, grazie all'ospitalità del Presidente Schifani, le consultazioni. Qui mi affacciavo in genere alla fine di ogni mezza giornata per aggiornare la stampa sull'andamento delle consultazioni. Ricordo per esempio nitidamente il momento in cui con sincero rammarico comunicai che i tre partiti o poli della neomaggioranza non avevano accolto la mia proposta insistente che del governo facessero parte anche personalità politiche espresse dai partiti. Questa sera, ascoltando le cose che sono state scritte e poi dette e arricchite da testimonianze di grandi personalità della politica estera, sul mio governo ho quasi l'impressione di non dovermi rammaricare troppo che in quella stanza sia nato un governo. E non è un convincimento molto diffuso in questi ultimi mesi e sono stato molto fortunato di aver portato mia moglie a questo e non ad altri dibattiti. E in più io ho iniziato questa esperienza di governo come Presidente del Consiglio e Ministro dell'Economia e delle Finanze. E ho terminato questa esperienza di governo come Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, quindi ho avuto modo di spaziare. E se la politica estera, europea ed estera dell'Italia è stata oggetto di benevola, sia pure con luce ed ombre, considerazioni questa sera, io ho il dovere di sottolineare che probabilmente non esiste un'altra cosa così collettiva e collegiale come questa, perché se io penso ai momenti cruciali della mia politica estera ed europea, non posso non pensare al ruolo che il presidente Napolitano, grande conoscitore e appassionato cultore di politica estera ed europea in particolare, ha avuto. Ricordo per esempio un momento che non mi sembra sia stato ricordato qui questa sera.
forse anche perché sono arrivato un po' in ritardo e me ne scuso, ma la difficilissima decisione sul voto da esprimere all'Assemblea Generale dell'ONU sul riconoscimento o meno della Palestina come osservatore, dell'autorità palestinese come osservatore. Mi è stata molto di conforto anche lì la possibilità di consultare il Capo dello Stato, il quale ha sottolineato con rigoroso rispetto delle proprie competenze che la decisione spettava al governo, ed è il governo e il Presidente del Consiglio che l'hanno presa, ma con il grandissimo input di una visione di quella esperienza e di quel livello. Poi ho avuto evidentemente modo di, anche nel periodo in cui ero Presidente del Consiglio e non Ministro degli Esteri, cosa che poi sono diventato per un piccolo incidente della storia, come sapete, ho avuto il piacere di vedere, ma già la conoscevo da altri punti di osservazione, la grande qualità della diplomazia italiana. E per quanto riguarda la politica europea, in particolare il ministro Moavero ha dato un contributo essenziale, ma l'ambasciatore Nelly Feroci è stato veramente al centro e mi ha fatto molto piacere che lui sia diventato presidente dell'OIAI in tempo per essere qui questa sera, e così posso ricambiare una per una le parole molto gentili e amabili che lui ha detto su di me. Ma è veramente un collettivo la politica estera. Per esempio, come non faccio solo due nomi dei miei ministri che hanno dato contributi senza i quali non avremmo potuto presentarci in Europa. Il ministro Grilli, che come ogni eccellente ministro dell'economia e delle finanze ha mietuto quasi esclusivamente antipatie, perché ha fatto molto bene il suo lavoro. O il ministro Fornero, la cui azione è stata molto apprezzata prima all'estero che in Italia. E siamo tutti consapevoli di avere imposto molti sacrifici agli italiani, ma non potevamo fare diversamente. E sono grato al presidente Letta per avere questa mattina in un'intervista con una semplice frase detto tutto da questo punto di vista. Il viceministro Pistelli ha chiarito con la logica e ha dipanato i diversi elementi della situazione difficile in cui ci trovavamo all'inizio, quando ha detto che bisognava contemporaneamente fare i compiti a casa, e abbastanza svelto da dimostrare che li stavamo facendo bene, e anche però l'ambizione, la necessità di sopravvivenza, aggiungerei io, di cambiare l'agenda europea abbastanza rapidamente. E il tutto senza tendere la mano. E circa i prestiti di salvataggio, i programmi di salvataggio, è stato detto che abbiamo cercato di evitare di fare uso di programmi di salvataggio. Io vorrei dire solo due cose al riguardo. Una, non è stato facile evitare quei programmi di salvataggio, né dal lato dell'offerta né dal lato della domanda, perché erano i grandi d'Europa e i grandi dei mercati che tendevano a noi la mano, non ancora piena di denaro, ma con una carezza tendente a persuadere, cioè: ma è ben sicuro lei di voler fare senza una richiesta di programma di salvataggio? Saremmo tutti così più tranquilli, ma anche lei lo sarebbe, vero, se l'Italia fosse, diciamo, ingabbiata e sostenuta in un modo da non poter accendere il fiammifero che era in mano italiane per un incendio fondamentale nell'Eurozona. E dal lato della domanda vi assicuro che quella è stata probabilmente la decisione più difficile, perché bisognava rinunciare ad una decisiva polizza di assicurazione, che però ci comportava la consapevolezza,
almeno io ero convinto, che gli italiani avrebbero male reagito ad una forma quasi coloniale di gestione della politica economica. Gli italiani amano la volontaria e simmetrica cessione di dosi di sovranità all'Unione Europea, ma io sono sicuro che gli italiani non avrebbero amato la forzata e asimmetrica cessione di sovranità che una troica installata nella capitale nazionale comporta. Ettore Greco ha detto che, credo sia stato Greco, sì, che ci siamo spinti a minacciare il veto. No, siamo andati oltre, perché abbiamo utilizzato il veto. Cioè nel Consiglio europeo del 28-29 giugno del 2012, che aveva due componenti, una a 27 sul Growth Pact e poi l'Euro Summit a 17 per cercare di stabilizzare i mercati, al termine di due ore di semplicissima discussione, perché tutti eravamo a quel punto favorevoli al Growth Pact, il presidente Van Rompuy ha detto va bene, allora prendo atto dell'accordo, vado in conferenza stampa ad annunciarlo. E io ho dovuto alzare la mano e dire che l'Italia opponeva il veto. La Spagna mi ha seguito, la Francia ha detto non ha unito il suo veto a quello di Italia e Spagna, ma non ce n'era bisogno perché ne basta uno di veto, e ha detto che poteva ben capire le ragioni dell'Italia. E il veto italiano al Growth Compact è stato tolto solo la mattina successiva. Mi è molto spiaciuto per i capi di governo dei paesi non membri dell'euro che hanno dovuto passare una notte in più a Bruxelles, che noi paesi membri dell'euro abbiamo passato a lavorare per avere l'accordo sul meccanismo anti-spread, ma il giorno dopo l'Italia e la Spagna hanno tolto il veto e quindi è stato adottato un tutt'uno comprendente sia il Growth Pact, sia il lancio dell'unione bancaria, sia il meccanismo di stabilità. L'onorevole, il presidente Cicchitto ha fatto molto bene, credo, a ricordare l'episodio del 2003, perché abbiamo sempre sostenuto anche noi che non sono stati i paesi mediterranei, non è stata la Grecia a intaccare per prima la credibilità del patto di stabilità. Sono state la Francia e la Germania nel 2003. Aggiungerei con una certa complicità dell'Italia che presiedeva l'Unione Europea in quel periodo. E da allora sono stati necessari molti anni, molti pacchetti ulteriori di misure per recuperare credibilità al patto di stabilità. Vorrei concludere con una osservazione su quello che credo si possa chiamare il soft power dell'Italia. Ho ascoltato con particolare intensità da allievo nei confronti del maestro tutto quello che ha detto il ministro Frattini e l'importanza delle reti per l'Italia, l'importanza del valore dell'italianità come si manifesta in tantissimi campi appunto morbidi ma essenziali e il cui valore relativo rispetto alle cose dure aumenta in questa fase che Fukuyama chiamerebbe il riinizio della storia probabilmente. E credo che per l'Italia veramente questa sia una grandissima risorsa, spendibile in tutte le direzioni, a cominciare da quella europea, ma non solo. E in fondo credo che Monica Maggioni converrebbe nel dire che quella capacità di capire e spiegare la complessità, che per esempio spesso gli americani hanno dimostrato di non avere,
appiattiti su giudizi di valore molto più semplici e molto meno a colori, ma in bianco e nero, quella capacità di spiegare la complessità è una leva, credo, molto molto importante per l'Italia. Io, veramente nel piccolo della mia esperienza, l'ho visto, è stato citato il rapporto col presidente Obama, ma la mia storia di un anno e mezzo con Obama è cominciata al primo incontro, quando lui mi ha detto: dicono che tu ti trovi bene con la signora Merkel, anche se ogni tanto non avete le stesse idee, spiegami come si fa a capirla e a smuoverla. La complessità, come prendere il tema della crescita per orecchie tedesche, non è una cosa che necessariamente gli americani sanno. Noi l'abbiamo imparata nel corso degli anni. E la capacità di persuadere. Secondo me, non so se gli esperti di politica estera converranno, ma la politica estera, non solo la politica europea in particolare, non solo è politica interna per l'Italia, ma io vorrei dire, o perlomeno così ho inteso il mio impegno molto diretto sulla politica europea dell'Italia, è anche politica interna degli altri paesi. Cioè, troppe volte mi sono sentito dire al Consiglio europeo, in particolare da voci tedesche, olandesi, finlandesi: non posso perché il mio Parlamento non l'autorizzerebbe. Allora, anzitutto abbiamo fatto in modo che anche loro sapessero che l'Italia ha un Parlamento. E noi sappiamo bene che c'è. E questa prassi ormai instaurata di presenze del governo prima e dopo il Consiglio europeo, eccetera, mira anche a rendere più esigente la constituency nazionale e opponibile questa maggiore esigenza della Costituzione nazionale al piano europeo. E poi però implica anche dover andare ad influenzare direttamente l'opinione pubblica in quei paesi la cui opinione pubblica condiziona i rispettivi governi in un senso che non ci è favorevole. Per cui io so che molti italiani hanno trovato strano che io andassi in momenti tesi della vita economica e politica italiana a Helsinki e che incontrassi non solo il giovane e brillante primo ministro Katainen, che alla conferenza stampa finale ha dato atto di aver capito che effettivamente se c'è un problema di spread eccessivo per quei paesi che pure stanno facendo le cose che l'Europa raccomanda, allora vuol dire anche che c'è un problema sistemico e quindi ci vuole anche un intervento come quello benedetto a fine giugno del 2012, ma anche al Parlamento finlandese, per spiegare, per esempio, ma non avete idea di quanto è difficile spiegare l'evidenza, che l'Italia non è un paese debitore, non ha preso un euro a prestito da nessuno, ma l'Italia deve essere un paese debitore, come è possibile che non lo sia? Oppure cercare di spiegare meglio in Germania perché sbagliamo noi mediterranei a chiamare solidarietà, continuamente solidarietà, facendo appello alla solidarietà, cose, politiche, atti che sarebbero semplicemente una attuazione di una visione di illuminato egoismo, di enlightened self-interest da parte della Germania. Bene, io concludo dicendo che sono anzitutto molto rasserenato dopo aver visto durante la campagna elettorale prossima al crollo la situazione italiana nei confronti dell'Unione Europea. Penso che tutti fossimo molto preoccupati, tutti quelli che sono qui radunati, da questo aspetto, e non avrei osato sognare un governo a presidenza Enrico Letta, di nuovo con una grande coalizione, e che in tema europeo, e speriamo di riforme strutturali, là rimane ancora da vedere, ma certamente in tema europeo
è di una grandissima affidabilità e continuità. Come Presidente del Consiglio e ovviamente come Ministro degli Esteri Emma Bonino. E credo che il ruolo per l'Italia nel secernere il proprio soft power in campo europeo, in questa fase storica, io l'ho vissuto così e l'ho anche suggerito al Presidente Letta nel nostro primo incontro a Palazzo Chigi, suo luogo di lavoro, è quello di essere sempre nella costruzione di ponti, ponte tra il nord e il sud, perché a questo punto l'Italia ha le carte in regola, la credibilità sufficiente per poter dire alla Germania: io aiuto i paesi del sud, a cominciare dalla Francia, che è molto in ritardo su alcune di queste cose, a capire il merito della disciplina di bilancio e delle riforme strutturali. Ma tu però, Germania, e voi paesi del nord, prestate più attenzione al sud Europa, che come vedete sa fare le politiche per mettersi in ordine e per non pesare su di voi, però richiede che voi non ostacoliate politiche non creatrici di inflazione, non creatrici di disavanzo pubblico, per facilitare una maggiore crescita in Europa e in Europa del Sud in particolare. Grazie mille. Brevissimamente, solo per ringraziare il Presidente Monti per questa sua testimonianza personale, particolarmente apprezzata da tutti noi. A nome mio e dell'istituto che rappresento, anche a nome dell'amico e collega Giancarlo, quindi a nome dell'ISPI, un grazie di cuore ai due curatori del volume che abbiamo presentato stasera, professor Colombo e il dottor Greco, un analogo ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito con i loro saggi, con i loro contributi. Vedo alcuni presenti qui, non posso citarli tutti nominativamente perché sarebbe troppo lungo, ma va anche a loro il nostro ringraziamento. E da ultimo un ringraziamento agli altri membri del panel che hanno contribuito ad una serata particolarmente interessante, e la conferma dell'impegno mio personale e di Giancarlo Aragona, sono sicuro di parlare anche a nome suo, nel ribadire l'intenzione di AI e di ISPI di continuare a collaborare insieme nel lavoro che è stato avviato da anni di approfondimento, di riflessione e di stimolo sui temi della politica estera e della politica europea. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie